Alessio Lagnoli e sono un narratore. Da anni mi occupo di transmedialità, cioè della costruzione di storie fruibili su più media contemporaneamente. Per questo forse era fatale che pensando all'esperienza di oggi la immaginassi come una forma di racconto e quindi di emozioni, ma allo stesso tempo anche come uno spazio di condivisione digitale, e cioè di dialogo e di interazione. Ebbene, il primo scenario che mi viene in mente per questa esperienza è quello narrativo e tecnologico. Attraversamento fatto di ambienti mobili e dialoganti che trasformano sempre più lo spazio del sapere di Pirlevi in un tessuto distributivo che si muove alla velocità della luce, anzi della fibra, verso nuove forme di utilizzo condiviso. Una rete di significati che contamina la fantascienza e l'interaction design per la creazione di interfacce architettoniche capaci di animare lo spazio in tempo reale e di interferire con le scelte del suo utente abitatore. Uno spazio in cui il segno orizzontale e quello verticale divengono coordinate di fruizione. Le piazze si trasformano in agora esplorative e i volumi in camere, rooms, dalle quali attingere e scaricare materiali attraverso forme sempre più raffinate di broadcasting online e di realtà aumentata. In Transmedia chiamiamo questo processo